Ciao a tutti, mi vedete in questo orribile stato, tipo appena struccata in pigiama? Perché sto registrando, inizio a registrare l'unica reading challenge a cui mi vedrete mai partecipare, e cioè la 24 ore reading challenge, cioè una challenge appunto in cui si legge un libro per 24 ore, ovviamente non in maniera schiavistica. Ma tipo, sai, se devo uscire a fare una commissione o qualunque altra cosa, se devo cucinare, mangiare, dormire, andare in bagno, lo faccio. Però in ogni momento libero che ho durante la giornata, invece di guardare un film, scrivere, cazzeggiare su Facebook o altre cose del genere, leggo. E io odio le challenge letterarie, in quanto per me la lettura è un piacere. E l'idea tipo, che ne so, in un anno leggere un libro con la copertina gialla, un libro con nel titolo il tuo nome, cioè per me è orribile perché mi costringe proprio, sembra quasi una costrizione della lettura e mi mette molta ansia. Invece questa reading challenge innanzitutto dura 24 ore, quindi poi è finita. Secondo, posso scegliere il libro io e terzo, più che una challenge, è più che altro un esperimento per vedere appunto in queste 24 ore leggendo appena posso. Quanto appunto io riesco a leggere, quante pagine più o meno, quindi dura poco. Lì c'è una scatola bellissima, non è mia, è di Paolo. E quindi è una challenge per me, l'unica challenge fattibile per me e carina e divertente da fare. Ho scelto di iniziare stasera, sono le 9:20 di sera, le 21:20. Ho deciso di iniziare stasera e finire domani alle 21:20. Ho scelto più o meno di far rientrare la giornata di domani perché è una giornata per me relativamente tranquilla. Non ho grandissime cose da fare, ho qualche commissione da fare in tarda mattinata, però bene o male sono abbastanza libera e quindi ho deciso di farlo. Vi vado a svelare il titolo finalmente che ho scelto ed è Harry Potter e il calice di fuoco. Perché è bello cicciotto, quindi non rischio in un giorno, che ne so, se è un libro da 100 pagine, in un giorno magari si finisce, invece ecco, questo no, è bello, è abbastanza scorrevole, semplice, non troppo impegnativo, e quindi mi sembrava una lettura adatta da fare, quindi registrerò qualche pezzo in cui faccio vedere che leggo, vi aggiornerò nel mentre in diversi orari, insomma, vi faccio un po' compagnia, voi farete compagnia a me. E nulla, cominciamo questa challenge. Sono le 21:20. Vediamo entro domani alla stessa ora quanto sarò riuscita a leggere. Scusate la qualità del video, ma sto con la fotocamera, videocamera frontale e la luce è spenta, c'è solo la lampada accesa. È mezzanotte e ho letto 6 capitoli di Harry Potter e il Calice di Fuoco, fino a pagina 68. E vabbè, siamo ancora all'inizio della storia, ancora non è entrata nel vivo. Però vabbè, mi sta interessando anche perché vabbè, anche i precedenti Harry Potter mi erano piaciuti, mi intrattengono molto piacevolmente. E quindi la mia idea è di continuare a leggere domani mattina dopo colazione, fino in tarda mattinata che poi devo uscire per delle commissioni e poi riprendere
da dopo pranzo in poi e vedremo domani se i miei propositi andranno a buon fine. Buonanotte. Buongiorno, mi sono truccata leggermente perché dopo dovrei andare a fare delle commissioni, sempre se mi arriva in tempo il corriere, perché ho ricevuto il messaggio appunto che dovrebbe arrivarmi il corriere, quindi vediamo quello che succederà. Sono le ore, vado a controllare sull'orologio, sono le 10 e adesso mi metto a leggere finché sarà possibile, comunque vi terrò aggiornati. Ho fatto colazione, ho approfittato mentre facevo colazione per guardare un po' di email, cose riguardanti i canali, social, eccetera, e quindi adesso mi riimmergo nell'atmosfera di Harry Potter. Ciao! Oggi non è andata proprio come speravo questa mattina perché ho letto un po', poi è venuto mio papà a trovarmi e vabbè, questi sono gli imprevisti delle giornate e poi sono uscita a fare velocemente una commissione, riuscendo anche a rientrare in tempo per l'arrivo del corriere, oggi fortunata, cosa che non succede mai. Sono arrivata con Harry Potter e il Calice di Fuoco a pagina 98-99. E avrei dovuto leggere molto di più, però appunto ho avuto degli imprevisti. Spero di recuperare un po' appunto oggi pomeriggio, che non dovrei fare nulla, comunque dovrei rimanere a casa. E quindi vi terrò aggiornati dopo. Posso farcela, posso recuperare. Buon pomeriggio, sono le 5 meno un quarto, le 17 meno un quarto. Sono arrivata, devo leggere il dodicesimo capitolo di Harry Potter. Sono a pagina 150, andiamo subito a controllare. 150. E la lettura ha un po' proceduto, non quanto avrei voluto, perché oggi, da giornata tranquilla che doveva essere, si è poi rivelata una giornata piena di imprevisti, visite, cose da fare, e vabbè, è la vita. Però vabbè, c'è ancora tempo prima di cena, di leggere, anche un pochino dopo, fino alle 9:20. Quando ho iniziato ieri mi sembrano le 9:20. Mi sono fatta una tisana. E quindi adesso me la vado a bere mentre leggo, anche se di solito non bevo mentre leggo, però ecco, per recuperare qualche minuto. Eccoci qui, ho cenato. E sono le 8:30, quindi un'altra oretta e poi chiudo la challenge. Non è andata proprio come io speravo, però vabbè, cioè in questa oretta leggerò ancora un po' e poi vi farò un resoconto. E sono appunto sì, le 8:30, tra un'oretta ci rivediamo e vi dico a che punto sono arrivata. Allora, sono esattamente le 9:20, che era poi l'orario in cui ho iniziato ieri sera la challenge. Devo leggere, ho letto fino al 14° capitolo, devo iniziare il 15.
e quindi ho letto 197 pagine. Avrei potuto leggere molto di più, però oggi ho avuto diversi imprevisti e quindi non ho potuto leggere quanto mi ero programmata, diciamo. Considerazioni, allora innanzitutto sul libro, sta diventando sempre più bello, stanno succedendo un sacco di cose misteriose, vabbè, io so alcune cose perché ho visto il film, però vabbè, leggere il libro è più bello e mi sta piacendo molto di più da quando sono arrivati a Hogwarts. Prima, quando erano fuori a vedere tipo il campionato, la coppa mondiale di Quidditch, tipo non mi stava proprio intrigando tantissimo, però ecco, da quando sono arrivata ad Hogwarts, che ci sono i soliti intrighi e misteri da scoprire, insomma, mi sta piacendo. E che dire, la challenge, considerazioni sulla challenge, non fanno proprio per me. Cioè, io ho fatto questa challenge perché più che una challenge era un esperimento per vedere quanto avrei letto in 24 ore, cercando di leggere il più possibile in ogni momento libero, cioè senza guardare film, scrivere, insomma, leggendo in ogni momento libero. Però mi sento sempre costretta, mi sento col fiato sul collo, anche se non dovrei, cioè sapere che sto facendo la challenge mi mette quel po' di ansia, cioè mi toglie comunque un po' il piacere della lettura. Quindi questa è proprio la conferma che le challenge letterarie non fanno per me assolutamente, anzi questa era una delle più semplici. Non so come facciano quelli a fare tipo quelle che durano un anno, io mi sentirei costantemente col fiato sul collo, anche se poi non è che devi prenderle proprio alla lettera, però io, cioè, se so che sto partecipando, mi sento comunque un po' sotto pressione. E così anche quest'oggi è stato così, pur essendomi goduta il libro. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia un po' intrattenuto. Era un video molto diverso e non credo ne vedrete altri in futuro di questo tipo, perché le challenge non fanno per me. Ci salutiamo qui, adesso mi metto a fare alcune cose al PC e probabilmente prima di dormire leggerò ancora qualche pagina, vedremo. Oggi ho letto abbastanza e poi io sono una che di solito legge solo la sera, quindi figuratevi. Un bacio e al prossimo video. Se hai voglia di supportare il canale, puoi offrirmi un caffè simbolico usando il sito Ko-fi. Vi lascio comodamente il link in descrizione. Il ricavato verrà usato esclusivamente per comprare libri con cui arricchire il canale, con haul, recensioni e molto altro. Ovviamente vi lovo che lo facciate o meno.